L'uomo per sua natura è un tecnico. È un essere orientato a fare il tecnico. Ha un'espressività anche tecnica. L'uomo per sua natura è un trasformatore della realtà. Partendo da questo assunto, è possibile apprezzare l'importanza e la naturale predisposizione dell'ingegno umano per il saper fare, per la tendenza e la capacità di saper riprodurre i meccanismi già presenti in natura per il raggiungimento di un obiettivo, che nelle migliori intenzioni e predisposizioni rappresenta il miglioramento delle condizioni di vita, del benessere dei singoli individui e della collettività. Il metodo organizzato e codificato, in sostanza il metodo scientifico, rappresenta poi il fondamentale approccio alla ricerca, allo sviluppo dei processi produttivi, alla possibilità di poter esprimere nel modo più completo, articolato e soddisfacente l'intelligenza dell'uomo. Fino a quando l'evoluzione tecnologica non diviene la reale e progressiva estensione del corpo umano. Oggi le tematiche inerenti allo sviluppo tecnologico non possono prescindere dalle valutazioni che prendono in considerazione l'intensità del consumo e lo sfruttamento e l'utilizzo delle risorse rinnovabili e non rinnovabili. Elementi che rappresentano un banco di prova considerevole, una vera e propria sfida per chi deve tentare di abbinare la capacità di ricerca all'individuazione di un percorso risolutivo e per certi versi vincente. Sotto questo profilo, l'industria automobilistica è un esempio emblematico di come l'applicazione della tecnologia possa trovare applicazioni dirette e concrete che possano intervenire direttamente nella vita quotidiana di ognuno di noi. Quel vivere quotidiano nel quale l'automobile ha occupato stabilmente, ormai da tempo immemore, un ruolo di primo piano nella vita di tutti noi. Per questo motivo, Codice Rally vi propone in questa occasione il punto di vista del marchio Peugeot, storicamente predisposto alla ricerca in tema di comfort, sicurezza e prestazioni. Peugeot nell'ultimo triennio ha rinnovato completamente la propria gamma, l'ha rinnovata dal punto di vista stilistico con nuovi modelli ma anche a livello di contenuti. Primo fra tutti l'iCockpit, che ridisegna completamente all'interno della vettura. Lo fa con un volante di dimensione ridotta, con un quadro strumenti in posizione rialzata, con un touchscreen e poi altri contenuti tecnologici sempre in funzione della qualità della vita e del benessere a bordo del guidatore e della sua sicurezza, Active City Brake, Grip Control. E adesso la vogliamo raccontare in maniera diversa, soprattutto facendo provare, grazie a questo tour, l'esperienza di guida vera e propria tradizionale, affiancandola a un'esperienza innovativa, i primi a farlo attraverso la tecnologia Oculus, per far vivere veramente in una realtà immersiva il piacere a bordo delle vetture e la nostra tecnologia. Ciao, benvenuto in un mondo dove la tecnologia è un'emozione nuova. Tra un attimo te ne accorgerai. E ti assicuro che dopo niente sarà più lo stesso. Quando Peugeot mi ha chiesto di raccontare tre storie, di fare tre piccoli film per la realtà virtuale, ho subito pensato che era una bellissima idea, soprattutto se si doveva parlare di tecnologia Peugeot, perché penso che non ci sia modo più efficace di parlare di tecnologia usando un supporto tecnologicamente così avanzato. Poi la cosa interessante era chiaramente dal punto di vista registico. Sono quattro telecamere che riprendono a 360 gradi in orizzontale e in verticale. Chi fa l'esperienza è il protagonista dell'avventura, cioè lui ha una visione totale dal punto di vista lato passeggero. Sia io che Paolo Andreucci parliamo continuamente con lui, quindi cerchiamo non solo di farlo sentire il protagonista dell'avventura, ma anche di indirizzare la sua attenzione su quelli che sono i punti fondamentali rispetto alla narrazione. Adesso guarda dietro. Sì, sì, girati. La vedi quella scatola? Dobbiamo portarla a destinazione. Ho guidato la 208, la GT, che come macchina è veramente ti dà delle emozioni, perché non solo ha 7 freni, ma anche un motore, un 1.6 turbo, che ti attacca al sedile ad ogni uscita di curva, non solo di seconda marcia ma anche di terza e di quarta, per cui un motore brillante che ti consente di avere una guida sportiva e divertente. È stato bello, interessante, con Stefano accanto è stato tutto più facile.
Grazie. In campo automobilistico, la tecnologia può intraprendere varie direzioni, seguire percorsi diversi fino a raggiungere l'ottimizzazione del risultato. Una delle strade più battute, nel caso specifico, è il motorsport, palestra di sforzi e sacrifici, e più prosaicamente, ambito nel quale mettersi alla prova nelle condizioni più impegnative che si possano immaginare. Tutto questo senza dimenticare l'esasperazione portata dalla ricerca del risultato, dalla sfida con avversari implacabili e tenaci. Non è quindi un caso se il motorsport ha rappresentato e tuttora rappresenta per il marchio Peugeot un tema fondamentale della propria storia, in particolare sotto il profilo dell'evoluzione tecnica. Oggi Codice Rally vi propone un esempio concreto di questa filosofia, portandovi alla scoperta dell'abitacolo di una delle più vincenti auto da rally. La Peugeot 208 T16. Siamo all'interno della 208 T16. Qui vediamo il cruscotto principale, il cruscottino dove si leggono le informazioni e la console dove si agisce sui vari settaggi della macchina. Questa è la schermata principale del cruscotto, dove possiamo vedere che tipo di mappatura abbiamo. Qui nel momento siamo su road e si può passare su stage durante le prove speciali. La temperatura dell'acqua, la tensione della batteria, la pressione dell'olio motore, i giri motore e il consumo della benzina. I settaggi della centralina, se asfalto o terra, in questo momento siamo tarmac. E l'accensione della centralina motore, che in questo momento è spenta. Agendo sui vari bottoni si possono cambiare tutti i vari settaggi del cruscotto. In questa pagina abbiamo soprattutto tutte le varie temperature dello scarico e dell'aria, diciamo di aria di ingresso motore. La pressione dell'acqua, la pressione dell'olio, la pressione della benzina, le temperature del cambio, del differenziale e dello sgancio del freno a mano. In questa parte destra del cruscotto possiamo vedere la pressione dei freni, dove possiamo regolare col solito manettino che agisce direttamente sulla pedaliera, se avere più frenata al posteriore più sull'anteriore. E poi se continuiamo ci sono tutti i vari settaggi dove si può controllare tutti i sensori della vettura. In questa parte sulla console abbiamo l'interruttore che dà corrente al motore. I primi due bottoni sono dei settaggi della centralina che variano su prova speciale, trasferimento e asfalto e terra. Invece questi altri due variano il primo, sul gas, sulla gestione della farfalla dell'acceleratore, diciamo, passando da una gestione più diretta, diciamo come se si avesse un cavo, a una gestione un po' più ritardata nel caso ci siano situazioni molto scivolose, neve o fango. Le due frecce, come una macchina di serie, se dobbiamo svoltare a sinistra o a destra, il bottone centrale per cambiare le pagine del menu, tutta una parte sui fari, diciamo i fari della macchina, più i fari supplementari nel caso si corra di notte, il bottone principale per far accendere il motore, il riscaldamento in vettura, diciamo la reazione che permette in caso di pioggia di non far appannare il parabrezza, il clacson e un altro bottone per i settaggi della centralina. Tutti i dati che vengono registrati dalla centralina durante ogni prova speciale, durante i trasferimenti e i vari settaggi su cui agisce Paolo durante le prove speciali vengono registrati da un'acquisizione dati in centralina, sulle quali possiamo al parco assistenza vedere cosa è successo e eventualmente intervenire per cambiare dei settaggi sul motore. Qui, sempre a portata di mano di Paolo e Anna, abbiamo la centralina interfono e al suo fianco lo scatolotto che gestisce, diciamo, il GPS con l'SOS, che da 2 anni a questa parte è obbligatorio su tutte le macchine da rally. In caso di incidente, schiacciando il bottone centrale di SOS vengono azionati tutti i soccorsi in caso di incidente grave.